Importante iniziativa promossa dalla BCC di Buonabitacolo che, in convenzione con il Comune di Sanza e la LAICA, storica associazione di imprenditori, commercianti, artigiani e agricoltori locali, promuove lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Nell'ottica di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e incentivare la crescita e l'occupazione, è stata definita un'importante intesa riguardante l'erogazione di mutui a tasso agevolato per le imprese e i liberi professionisti che operano e hanno sede legale e unità produttiva nel Comune di Sanza. Ieri pomeriggio c'è stata la firma su questo accordo. La BCC di Buonabitacolo mette a disposizione un plafond di 500.000 euro a un tasso del 2,50, diciamo il richiedente del mutuo, del finanziamento, in realtà avrà un costo a suo carico pari all'1%, in quanto ci sarà uno 0,50 restituito dall'associazione LAICA nel caso in cui il soggetto sia socio della stessa associazione, e l'1% sarà invece restituito sulla quota interessi da parte dell'amministrazione comunale. Inoltre diciamo, il tetto massimo di finanziamento sarà di 20.000 euro per ciascun richiedente per una durata massima di 60 mesi. Va in favore delle associate, va a favore di chi scommette nella propria crescita per quanto riguarda appunto le attività presenti nel territorio sanzese. A questo proposito invitiamo chi ancora non è iscritto alla LAICA, possiamo fornire tutte le informazioni del caso in merito a questa convenzione e anche ad altri accordi. Nasce dall'associazionismo, nasce quindi dallo stare insieme e da tutto ciò che è positivo appunto relativo allo stare insieme. Il nostro discorso va inquadrato nel solco di aiutare le piccole e medie imprese, le partite IVE che sono in difficoltà, e ritengo che questo sia il viatico necessario, importante per far uscire un po' dalla crisi, questo, dare un po' di ossigeno alle imprese. Chiaramente il nostro obiettivo è anche guardare a quella fascia dei meno abbienti che probabilmente non possono entrare in banca, però è chiaro che dobbiamo, con un discorso etico del prestito, cercare anche di avvicinare queste fasce di cittadini.